Sinceramente sconcertati dalla leggerezza con la quale il governo italiano sembra affrontare la questione dei nostri rapporti economici e geopolitici con la Russia e delle ripercussioni che le sanzioni verso la Russia e le conseguenti controsanzioni russe possono avere per l'economia italiana. Io anche voglio ringraziare il ministro Guidi, perché il ministro Guidi effettivamente ci regala molta verità. Viene in quest'Aula e ci racconta tanti dati che dicono di come questa scelta dell'Unione Europea peserà drammaticamente sulla nostra economia. La ringrazio per questa sincerità che però dobbiamo dirci peggiora la posizione del governo italiano. Lei ci dice, ministro Guidi, giustamente, che si stima una perdita per il nostro settore dell'agroalimentare di circa 100 milioni di euro da qui alla fine dell'anno, parliamo di 100 milioni di euro in 4 mesi, gli operatori del settore danno una stima che è doppia, poi ci sono le perdite nel settore della difesa, poi c'è tutto il tema dei rischi indiretti, del danno indiretto che noi corriamo, perché è stato già ricordato il rischio che i prodotti europei invenduti in qualche maniera finiscano per invadere il mercato europeo è un rischio estremamente alto, perché noi rischiamo di perdere quote di mercato a favore di nazioni esterne all'Unione Europea e francamente io la ringrazio per averci dato la disponibilità a impedire che questo accada, ma non ci è molto chiaro come l'Italia e l'Unione Europea intendano impedire che so, il Brasile e l'Argentina vadano a vendere i propri prodotti in Russia. Non so se avete in mente di affondare le navi mercantili dirette in Russia, ma temo che non si possa fare e quindi è difficile che si possa impedire. Aggiungo che con il perdurare di questa crisi ci saranno molti altri settori coinvolti, il settore del tessile, il settore dell'abbigliamento, tutto il comparto del lusso, il settore del turismo, con perdite che obiettivamente noi non siamo esattamente nella condizione di permetterci. E tutto questo è niente a fronte di quello che accadrebbe se a un certo punto la Russia, come è già stato ampiamente ricordato, decidesse di interromperci le forniture di gas, che, come abbiamo detto, pesano sul nostro fabbisogno di gas per circa il 49%. Anche qui il governo ci dice che possiamo stare tranquilli. Diciamo che, insomma, lo slogan Italia stai serena non ci tranquillizza molto, perché nello stesso momento in cui lei dice che non corriamo rischi, ci ricorda anche che le bollette per le famiglie italiane sono già aumentate e sono aumentate per colpa delle tensioni con la Federazione Russa e delle sanzioni. Ora il punto è però, Presidente, per che cosa noi stiamo rischiando tutto questo? Cioè, stiamo rischiando tutto questo perché effettivamente abbiamo un interesse nazionale a intervenire come siamo intervenuti? Stiamo rischiando tutto questo per sostenere una intelligente strategia di politica estera dell'Unione Europea? A noi pare di no. Certo, non stiamo difendendo il nostro interesse nazionale, ma parliamo anche della politica estera dell'Unione Europea, perché a parer mio, se l'Unione Europea avesse una politica estera, se l'Unione Europea non si limitasse semplicemente a eseguire gli ordini del meritatissimo premio Nobel per la pace Barack Obama, allora l'Unione Europea saprebbe che non ha alcun senso oggi forzare l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea e nella NATO, portando inevitabilmente avanti una crisi con la Federazione Russa nello stesso identico momento nel quale noi avremmo bisogno della Federazione Russa per combattere, di arruolare la Federazione Russa per combattere il dilagare il fondamentalismo islamico. Se l'Unione Europea avesse una politica estera, magari avrebbe promosso lo status di paese neutrale per l'Ucraina fuori dalla NATO e ponte tra l'Unione Europea e la Federazione Russa, ma questo non si è fatto perché l'Unione Europea non ha una politica estera. Del resto, forse è proprio per questo che le altre nazioni hanno acconsentito che a occuparsi della politica estera dell'Unione Europea ci fosse un membro di questo governo. Allora tutto questo non ha molto senso, motivo per cui, banalmente, e voglio dire anche, guardi, Presidente, che non mi convince, l'ho sentito dire a qualche collega, che le sanzioni per la Russia sono necessarie per difendere la popolazione ucraina. Sarà che, insomma, in questioni ben più gravi, e concludo, l'Occidente è ampiamente rimasto a guardare. Qualcosa mi fa pensare, per intenderci, che rimarrà a guardare anche quando la reazione cinese verso gli studenti di Hong Kong dovesse diventare violenta, ma questa è altra storia e ne parleremo. Allora, molto semplicemente, la nostra posizione è: l'Italia ritiri immediatamente il proprio sostegno alle sanzioni contro la Russia. Abbiamo presentato una mozione, vedremo come voteranno i colleghi quando questa mozione arriverà in Parlamento. L'Italia si faccia piuttosto promotrice di una questa politica alla crisi con la Federazione Russa e sulla crisi ucraina, e speriamo che una volta tanto, e concludo davvero, si possa difendere i nostri interessi invece di fare i servisciocchi di interessi altrui.
Penso che ti ritroverai quando tutta questa merdata sarà finita. Penso che ti ritroverai ad essere un figlio di puttana sorridente. La faccenda è che in questo momento hai talento. Ma per quanto sia doloroso, il talento non dura. Ora questa è una merdosissima realtà della vita. Ma è una realtà della vita davanti alla quale il tuo culo deve essere realista. Vedi, questa attività è stracolma di stronzi poco realisti che da giovani pensavano che il loro culo sarebbe invecchiato come il vino. Se vuoi dire che diventa aceto, è così. Se vuoi dire che migliora con l'età, non è così. È l'orgoglio che ti blocca il cervello e te lo mette nel culo. Mettiglielo tu nel culo. L'orgoglio fa solo male. Non aiuta, mai. Supera certe cagate. Perché da qui a un anno, quando te la spasserai nei Caraibi, dirai a te stesso: Marcellus Wallace aveva ragione. Non ho problemi su questo, signor Wallace. Alla quinta, il tuo culo andrà al tappeto. Ripeti. Alla quinta il mio culo andrà al tappeto.